Vogliamo leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Così dice la parola del Signore. Vangelo di Giovanni 17 dal verso 1. Queste cose disse Gesù. Poi, levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifichi il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te, poiché gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Ed io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito tranne il figliuolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compito in se stessi la mia allegrezza. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. E per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, acciocché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dato, affinché veggano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, lo farò conoscere
affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Fin qui la parola del Signore. È una preghiera che il Signore Gesù eleva, no? Al Padre, sembra quasi un testamento. Gesù sta per lasciare i suoi ed eleva al Signore questa preghiera. Perché stamattina leggiamo questo testo? Abbiamo accolto nelle ultime domeniche, nelle quali ho avuto modo di predicare con la parola del Signore su Giacomo, abbiamo accolto l'esortazione, no? E l'imperativo di Giacomo a pregare. Nell'ultimo capitolo della lettera di Giacomo c'è questo invito, no? Pregate, pregate in ogni circostanza, dice Giacomo. Siete sofferenti per la persecuzione a motivo del Vangelo? Pregate. Siete gioiosi perché vedete che l'opera di Dio procede, avanza? Pregate, ringraziate, salmeggiate. Siete afflitti, siete ammalati nel vostro corpo? Pregate. Ma poi abbiamo anche considerato e pensato a questo invito di Giacomo all'esortazione, alla preghiera in ogni circostanza, ma ci siamo anche interrogati su come pregare. Giacomo dice pregate e poi elenca delle cose, la preghiera della fede, pregate con la supplicazione del giusto con efficacia. Elia pregò ardentemente. Abbiamo esaminato insieme questi termini, ma anche Giacomo ci esortava sia a pregare in ogni circostanza, a pregare nel modo che lui ha elencato, no? Dando degli elementi, dei parametri per pensare alla nostra preghiera, al nostro modo di pregare, però ci dice anche per chi pregare. C'è il passaggio della preghiera degli uni e degli altri, una preghiera che deve essere udibile. Pregate gli uni per gli altri, non solo nelle vostre stanze, no? Nelle vostre camerette. Pregate gli uni per gli altri anche lì sul ciglio degli ammalati, una preghiera udibile. Quando ci raduniamo insieme, preghiamo gli uni per gli altri. Fate udire al fratello e alla sorella che state pregando per lei, che tutta la Chiesa prega per lui e per lei. Una preghiera udibile. Pregate gli uni per gli altri. E quindi questo fatto mi ha fatto pensare, ma ci sono esempi nella scrittura, nella storia del popolo di Dio, esempi in cui possiamo riferirci per imparare a pregare come Giacomo esorta? E allora mi sono messo, cari fratelli, a considerare le diverse preghiere che sono contenute nella scrittura. Anche Gesù ha dato ai suoi discepoli un modello di preghiera, no? Nel Padre nostro. Voi quando pregate, pregate così. E come hanno messo in pratica i discepoli quello che Gesù ha detto di fare circa la preghiera? E così mi veniva in mente e pensavo al testo di Giovanni 17, la preghiera sacerdotale, già il titolo, no? Pensando che tutti noi siamo sacerdoti che servono nel Tempio, servono gli altri per la gloria di Dio, per l'edificazione della Chiesa. E qui Gesù eleva al Signore questa preghiera e pensavo all'esempio per eccellenza, l'esempio di Cristo, come ha pregato il Signore Gesù Cristo. E poi consideravo l'applicazione, no, di questa preghiera nella vita degli apostoli, nella Chiesa nascente, da Atti 2:42, dove uno degli elementi caratterizzanti la Chiesa del Signore era la preghiera. Pietro, Giovanni, come hanno pregato. E poi mi veniva in mente il testo di Paolo,
Efesini 3. Io dunque, il carcerato di Cristo, piego le ginocchia dinanzi al Padre e prega. Allora, per chi preghiamo? Qual è il focus della preghiera quando, ecco, pieghiamo le ginocchia dinanzi al Padre? Che cosa chiediamo quando preghiamo per noi, quando preghiamo per gli altri? Qual è il focus delle nostre preghiere? Pensavo a questo testo di Giovanni 17 al quale ci riferiremo con altri testi che saranno citati. Quando preghiamo, seguendo l'esempio per eccellenza del Signore Gesù Cristo, no? Ed è quello che deve essere sempre vivo davanti ai nostri occhi. Qual è la esortazione, come dire, più sublime che leggiamo nella lettera ai Filippesi? No, c'è quella di rallegrarsi degli imperativi, però capitolo 2, verso 5, cosa dice? Abbiate in voi lo stesso sentimento del Signore Gesù. Abbiate in voi lo stesso sentimento del Signore Gesù Cristo, come Gesù ha amato, come Gesù ha accolto, come Gesù ha perdonato, come Gesù ha pregato. Abbiate in voi lo stesso sentimento, dice Paolo, che è stato nel Signore Gesù. Nulla di meno e nulla di più, ma lo stesso sentimento del Signore Gesù Cristo. Così quando preghiamo dobbiamo avere nella nostra mente tre tipi di persone. E seguiamo così il testo di Giovanni 17. Pregare seguendo l'esempio del Signore Gesù e poi tutto ciò visibile nella vita degli apostoli e della sua Chiesa nel corso della storia. La prima cosa che diciamo quando preghiamo: prega, sì, in ogni circostanza, con efficacia, la preghiera della fede, con desiderio ardente. Gesù, impariamo da Giovanni 17, prega per te. Può sembrare strano, no? In una società altamente egoistica, tutta centrata su se stesso, che stamattina udiamo questo invito a pregare per te, pregare innanzitutto per noi stessi. Gesù ha fatto così. Poi, levati gli occhi al cielo, ha detto: Padre. Gesù nella preghiera sacerdotale, nei primi 8 versi, ha pregato per se stesso. Il Signore Gesù ha pregato con ringraziamento per ciò che il Padre ha fatto per Lui, ha fatto in Lui e ha fatto per mezzo di Lui. Prega per te stesso. Dobbiamo pregare per noi, perché siamo esseri dipendenti. Noi sappiamo che la preghiera è una dichiarazione di dipendenza, se volete una dichiarazione di resa, no? Ci rimettiamo completamente nelle mani del Signore, e Gesù ha pregato per Lui. Allora mi sono chiesto, quando preghiamo per noi, qual è il focus della tua preghiera? Per che cosa preghi per te? Pregare per se stessi è la cosa che ci viene più naturale, no? Se esaminiamo le nostre preghiere, c'è un certo squilibrio sul tempo e le cose che diciamo relativi a noi stessi, su quello che diciamo relativo agli altri,
su quello che diciamo relativo all'opera e alla gloria di Dio. C'è in qualche modo uno squilibrio, perché noi siamo fondamentalmente delle persone egoiste, le nostre necessità sembrano ricevere la massima attenzione. Gesù ha pregato per lui, ha pregato per lui, ha pregato anche nel giardino del Getsemani: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. C'era una sofferenza, c'era un'agonia, però sia fatta la tua volontà. Gesù, nei primi 8 versi, ecco, e vogliamo seguire questo esempio, prega per lui. E come possiamo definire la preghiera del Signore Gesù Cristo? Una preghiera che non era incentrata soprattutto su se stesso. Le sue circostanze, e sappiamo che di qui a poco sarebbe andato alla croce, non hanno avuto le priorità. Non ha pregato per la sua salute, beni, ricchezze, eccetera, eccetera. Gesù ha pregato per lui, si è alzato gli occhi al cielo, e il focus delle sue preghiere quali erano? Padre, alzati gli occhi al cielo, si rivolge al Padre e dice: Padre, l'ora è venuta. C'è un riferimento ad una missione che il Signore Gesù fin dall'eternità ha ricevuto dal Padre e dallo Spirito Santo. L'ora è venuta, una missione ricevuta. Ma c'è anche dal verso 4 a 6, no? Quando lui prega e dice: Signore, io ti ho glorificato sulla terra, io ho compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Questa missione che è stata ricevuta da Cristo è una missione per cui Cristo ha pregato, ha risposto in maniera degna alla vocazione che ha ricevuto e l'ha adempiuta. Quanto nelle nostre preghiere c'è riferimento alla missione che Dio ti ha affidato? Quando nelle tue preghiere c'è il riferimento alla vocazione che Dio ti ha dato? Sarebbe bello allora poter scrivere le nostre preghiere, pregare e poi scrivere le cose per cui abbiamo pregato. E vediamo quali sono le priorità della nostra vita, quale posto occupano le necessità che noi avvertiamo, pensando essere quelle le nostre necessità, quanto in riferimento alla missione ricevuta, al mandato che Dio ci ha dato a livello individuale, a livello ecclesiale, e quanto di questa missione è stata adempiuta. E laddove ci sono ostacoli nel compiere la propria vocazione, ecco lì pregare in maniera specifica affinché la missione sia pienamente ricevuta. Gesù ha pregato per se stesso, ma la sua preghiera era pensata alla missione ricevuta da Dio e alla vocazione che bisognava compiere. Non è forse questo che Gesù ha pure insegnato nei Vangeli? Cosa dice? Qual è l'invito? Cercate prima il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e poi le altre cose Dio le aggiungerà. Dio le aggiungerà. Padre, l'ora è venuta, è giunto il tempo. Sono alla fine della missione che dovevo compiere e ho compiuto durante tutto il mio percorso qui su questa terra, ho adempiuto la tua vocazione glorificando il tuo nome. Preghiamo così per noi stessi. Paolo, nella lettera ai Filippesi, e sono forti quelle parole, no? E dice: io
dunque, capitolo 3, verso 1 di Efesini, chiedo scusa, non Filippesi, dice: io dunque il carcerato di Cristo. Se Paolo avesse pregato per le sue catene, noi oggi forse diremmo sì, ed è giusto, perché la necessità incombente di Paolo erano quei ceppi a piedi nelle prigioni romane, e non erano proprio degli alberghi, quelle prigioni. Egli con i ceppi ai piedi, le sue necessità sembrano essere un macigno, una montagna per lui, dice, seguendo l'esempio di Cristo, io dunque il carcerato di Cristo, piego le ginocchia dinanzi al Padre e prega, e che cosa dice? Filippesi 1. Le mie cose sono piuttosto riuscite al progresso del Vangelo. In catene, ai ceppi ai piedi, ha una missione, ha una vocazione da compiere e prega affinché, e lui stesso invita i filippesi ed altri a pregare affinché Dio gli continui a dare chiarezza nell'annuncio del Vangelo. Le priorità della vita di coloro che sono chiamati da Dio. Pregate per voi stessi, ripensando alla vostra preghiera nella cornice dell'opera e della gloria di Dio, dell'avanzamento del Vangelo. Abbiamo prima citato: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. C'è una sofferenza pressante, ma pure non quello che io voglio, ma la tua volontà sia fatta. Forse si è chiamati nel nostro servizio per la gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa a fare delle rinunce. Prega per te, preghiamo per noi, prega per te stesso. Al di là delle circostanze o vicissitudini nelle quali possiamo trovarci, avendo come riferimento questo esempio di Cristo, una missione ricevuta, una vocazione adempiuta. Secondo luogo, il Signore Gesù ha pregato sì per lui nei primi 8 versi con questo focus. Dal verso 9 Gesù prega, e lo leggo di nuovo: io prego per loro. Gesù ha pregato per lui in relazione alla missione, alla vocazione. Dal verso 9 Gesù ha pregato per loro. E Paolo, e stamattina si faceva riferimento, no? Nel capitolo 8, verso 1, non vi è alcuna condanna, diceva Franco, per quelli che sono in Cristo Gesù. Ma dal verso 31 al paragrafo così intitolato, l'inno di vittoria dei credenti. Che diremo dunque a queste cose? Colui, se Dio ha dato, no, il suo figliolo Gesù Cristo, non ci donerà egli tutte le cose con lui? E che fa il Signore Gesù Cristo? Cristo Gesù è quel che è morto, e più che questo è risuscitato, e dov'è? Dov'è? È alla destra di Dio, e dice Paolo, prega per noi. Non è qualcosa di stupendamente meraviglioso? Cristo alla destra del Padre prega per noi. Le nostre circostanze non gli sono sconosciute. Allora nella nostra preghiera pensiamo alla missione, pensiamo alla vocazione, nel modo in cui il Signore ci possa aiutare ad adempierla, a compierla nella nostra vita. Ma Cristo, volendo seguire, dobbiamo seguire l'esempio di Cristo. Cristo prega per i discepoli, e noi dobbiamo imparare a pregare gli uni per gli altri, come Cristo ha pregato. Satana dirà ai discepoli: il Signore ed è sofferente, no? La croce incombe, il Calvario è lì, a pochi passi, a pochi chilometri. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per voi.
Preghiamo seguendo l'esempio del Signore Gesù Cristo. È sempre bene pregare per gli altri. Se leggiamo le lettere, no, di Paolo che ha scritto, c'è sempre questo riferimento. Non cessate mai di pregare, Tessalonicesi. Pregate gli uni gli altri. E se volete, c'è questo contrasto, no, che mi veniva alla mia mente e ai miei occhi. Quante volte Paolo ha pregato per la scheggia nella carne? Quante volte? 3 volte. Per 3 volte ho pregato il Signore. E leggiamo nelle lettere quante volte ha pregato per i fratelli di Colosse, per i fratelli di Tessalonica, per i fratelli di Filippi. Io non resisto nel far menzione di voi nelle mie continue preghiere. Io rendo grazie, noi rendiamo grazie nelle nostre continue preghiere. Non cessate mai di pregare. È sempre bene pregare per gli altri più che per se stessi. Siamo circondati da questa cultura egoista che ossessione, no? Ciascuno di noi siamo ossessionati dall'io. Sembra che la nostra vita, il nostro essere sia il centro del mondo e tutto deve girare intorno a noi. Pregando per gli altri ci ricordiamo che non siamo noi al centro del mondo. Che non siamo noi al centro del mondo. Gesù ha pregato per loro. E qual è stato il focus delle preghiere che Gesù ha fatto per i discepoli? Quando preghiamo per gli altri, cosa abbiamo nella nostra mente? Gesù ha pregato per i discepoli. Pensando, ecco, preghiamo per Ivano, per Giacchino, per Franco, per Peppa, Antonio, preghiamo gli uni gli altri. E quale deve essere il focus della nostra preghiera? Siamo generici, in qualche modo astratti. Signore, dagli ogni bene, pensando e indirizzando il focus della nostra preghiera su quelle che possono essere delle necessità materiali. Gesù ha pregato per se stesso, Gesù ha pregato per loro e continua a pregare per i discepoli. Verso 11, Giovanni 17. Padre, conservali nel tuo nome. Padre, conservali nel tuo nome. C'è un rischio, c'è una persecuzione che di lì a poco i discepoli avrebbero subito sulla loro pelle, no? Padre, conservali nel tuo nome. Nell'adempimento della missione, nel compiere la propria vocazione. Io ti prego per loro, che tu li conservi nel tuo nome. Verso 13. Affinché abbiano compiti in se stessi la mia allegrezza. Io ti prego per loro, che nell'adempimento della missione e nel compimento della vocazione siano del continuo gioiosi, gioiosi di partecipare al piano di Dio, al piano che Dio ha dato, alla missione che Dio ha dato alla Chiesa. Sì, ci sono tanti momenti che possono rattristare. Lo era la croce stessa. E cosa impariamo da Isaia e Ebrei? Per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, vincendo il vituperio. Padre, io ti prego per loro, che siano conservati, che siano pieno inseriti e consapevoli dell'allegrezza che lo stesso Signore Gesù Cristo ha. Verso 15. Padre, io ti prego per loro che tu li preservi dal maligno. Ci rendiamo conto che ogni richiesta fatta dal Signore Gesù meriterebbe un ulteriore approfondimento. Cosa significa? Come può essere vissuta una tale richiesta di preghiera? A cosa dovremmo pensare
quando Gesù dice: io ti prego, e noi preghiamo gli uni gli altri, che i miei fratelli siano preservati dal maligno. Verso 19, che siano santificati. Verso 23, che siano perfetti nell'unità. Verso 26, che siano ripieni dell'amore di Dio. Verso 24, che vedano la mia gloria. Gesù ha pregato per loro, e queste erano le richieste che Gesù ha elevato al Padre per i suoi discepoli, che erano lì presenti, ma anche per coloro che avrebbero creduto per mezzo della loro parola. Quando Gesù prega per noi, alla destra del Padre, intercede per noi, allora consideriamo: conservali nel tuo nome, oggi, nella nostra vita, nella nostra storia, che possano vivere pienamente la gioia di Cristo, che siano preservati oggi coloro che crederanno per mezzo della loro parola. E noi siamo coloro che hanno creduto per mezzo della parola che Dio ha custodito nel corso della storia e ha fatto sì che un giorno raggiungesse la nostra vita. 10 anni fa, 1 anno fa, 5 mesi fa. Efesini 3, verso 16. Per questo motivo io, il carcerato di Cristo, piego le ginocchia dinanzi al Padre. Qual è il focus della preghiera di Paolo? Siano fortificati per mezzo dello Spirito. Che Cristo abiti pienamente nei vostri cuori. Che siate capaci di abbracciare con tutti i santi l'ampiezza, l'altezza, la larghezza, la profondità dell'amore di Cristo. Io, il carcerato di Cristo, piego le ginocchia, prego per voi affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Quando preghiamo per gli altri, c'è questo focus nella nostra preghiera? Non c'è un fratello e non c'è una sorella che non ha bisogno delle preghiere tue. Non c'è un fratello qui presente, anche altrove, che non ha bisogno delle tue preghiere. E se tu vuoi seguire l'esempio di Cristo, devi pregare per loro. Devo pregare per loro. Lo stesso sentimento che è stato nel Signore Gesù Cristo. Gesù ha pregato per lui, Gesù ha pregato per loro. La terza persona che dobbiamo avere in mente nella nostra preghiera, spero di non essere frainteso qui, è che Gesù ha pregato per Dio. Forse Dio ha bisogno di qualche necessità particolare. C'è questo riferimento, no, nel capitolo 17 di Giovanni, alla gloria di Dio, nell'adempiere la missione, compiere la vocazione, c'è riferimento alla gloria. Io ti ho glorificato, che questi miei discepoli, cosa ti chiedo? Vedano la mia gloria. Nella preghiera di Paolo, no, Efesini 3,16, c'è questo riferimento alla gloria di Dio. Termina la preghiera con questa dossologia: a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età e nei secoli dei secoli. La terza persona che dobbiamo tenere presente, ecco, nella nostra preghiera, quando preghiamo, è colui che è all'inizio della preghiera. Gesù, alzata gli occhi al cielo, dice: Padre. È al centro della preghiera e anche alla fine della preghiera. È il riferimento alla gloria di Dio. Preghiamo prima di tutto, innanzitutto,
per la gloria di Dio. Prega che Dio possa ricevere la gloria che merita, perché Dio merita ogni gloria. Egli è perfetto, è potente, è infinitamente degno di ricevere ogni lode ed ogni gloria. Paolo conclude la preghiera di Efesini con il riferimento alla gloria. Colossesi cosa dice? Fate questo, quest'altro, ma qualunque cosa facciate, fate tutto alla gloria di Dio. La gloria di Dio che è stata rivelata nel Signore Gesù. È Gesù colui che ha fatto conoscere il Padre e colui che ha rivelato la gloria del Padre. E la gloria che Gesù ha rivelato, la gloria di Dio che Gesù ha rivelato è visibile nella Chiesa. A Lui sia la gloria. Cosa significa? Pregare per la gloria di Dio. Pregare che la gloria di Dio sia visibile nella Chiesa. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo nel corso del libro di Packer, chiedo scusa se rubo ancora un po' di tempo, no? Quando abbiamo parlato degli attributi trasmissibili di Dio, cioè quegli attributi che Dio, del suo carattere che Dio trasmette. Abbiamo parlato in quel caso in riferimento alla saggezza, ma pensiamo all'amore, alla fedeltà, alla compassione, la disponibilità al perdono, la bontà. Queste cose sono visibili nella Chiesa e ci parlano di che cosa? Ci parlano della gloria di Dio, fanno parte del carattere di Dio. Le sue perfezioni invisibili siano manifeste nella trasformazione che Dio porta avanti nelle vite di uomini e donne ordinari. Uomo sottoposto alle stesse passioni che noi, uomini e donne ordinarie, ma che possono manifestare la gloria di Dio nelle proprie vite attraverso questa trasformazione che Dio compie. Questa gloria di Dio allora diventa tangibile, si può vedere, si può toccare, e coloro che si avvicinano, no, nel popolo di Dio, alla soglia del popolo di Dio, se volete uso l'espressione, se entrano in chiesa, anche se è un'espressione che non è che mi piace usare perché si presta a dei fraintendimenti. Cosa vedono? Cosa dovrebbero vedere? Cosa dovrebbero toccare? Che cosa dovrebbero gustare? Se non la gloria di Dio manifesta nella trasformazione di vite trasformate, rinnovate dal Padre Celeste. Gesù ha pregato per lui, ha pregato per loro, ha pregato affinché veggano la sua gloria. E Paolo Efesini 3 dice: a lui sia la gloria nella Chiesa, d'età d'età, nei secoli dei secoli, qualcosa che non cesserà mai. Persone toccate dalla grazia, che vivono e esprimono il carattere del Signore Gesù, non fanno altro che rendere visibile la gloria di Dio. E già questo, dice il Signore Gesù, è un grande annuncio della potenza del Vangelo, perché da questo sapranno che siete miei discepoli. Da questo sapranno che siete miei discepoli. Allora concludiamo, ecco, facendo nostra questo esempio del Signore Gesù Cristo. Preghiamo per noi, creature dipendenti che dichiarano il bisogno dell'aiuto di Dio, ma per fare cosa? Nel compiere, adempiere la missione e la vocazione che Dio ci ha affidato.
Dio è colui che può fare ciò che noi non siamo in grado di fare. Padre, alzò gli occhi al cielo Gesù e pregò il Padre per se stesso, che io possa compiere, adempiere pienamente, con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore, con tutte le energie, la missione e la vocazione che mi hai affidato. Preghiamo per gli altri, perché è ciò che gli altri più necessitano da noi, che noi preghiamo per loro con i focus che impariamo dal Signore Gesù Cristo. Preghiamo per la gloria di Dio, che ci ha creati, ci ha redenti, che è morto per noi, che è risorto, che governa, e abbiamo attraverso questo pane e questo vino ricordato che tornerà da noi. Adesso è alla destra del Padre e intercede per noi. Ecco, che possa essere glorificato nelle nostre vite e nella nostra Chiesa. Siamo, la Chiesa è di fronte al mondo. Vogliamo che la gloria di Dio sia visibile, si possa vedere e si possa toccare. Prega in ogni circostanza, preghiamo seguendo l'esempio del Signore Gesù Cristo. Amen. Padre, voglio confessarti che io non so pregare così. Spesso, Signore, nella mia mente, nel mio cuore, sono più assalite da quelle che possono sembrare le necessità, sembrano il bisogno, ecco, di soddisfare quelle che sono le necessità che hanno a che fare con la mia vita materiale, no? Pensare ad una salute migliore, a possedere ricchezze, ad essere più agevoli. Ho bisogno, Signore, che Tu mi purifichi. Abbiamo bisogno che Tu ci purifichi e che impariamo a pregare come il Tuo figliolo Gesù Cristo. Una missione, una vocazione. Che possiamo piegare le ginocchia per dire: Signore, aiutaci ad adempiere la vocazione che ci ha affidato. Quello è prioritario, quello ti rende ogni lode, ogni gloria, quello è quello che ti glorifica, che ti rende onore. Insegnaci, Signore, a pregare, che lo Spirito Santo possa, Signore, non la mia, ma questa Tua parola che abbiamo letto, mettere radici profonde nel nostro cuore, riferirci a Cristo quando preghiamo, quando serviamo, quando adoriamo, in tutto quello che facciamo. Siamo davanti a Te, Signore. Aiutaci a spendere, ad essere spesi per la Tua gloria. Abbiamo bisogno, Signore, ho bisogno di imparare a pregare per gli altri, così come Cristo ha pregato per me. Nel nome suo, Signore, noi ti invochiamo. Amen.